noti, non solo una come dire, continuità tra quello che è avvenuto per l'omicidio del generale della Chiesa, della moglie e, della gente di scorta, da allora ad oggi, ma soprattutto, quando più nel particolare, noti una continuità nel nostro territorio, nella nostra Sicilia orientale. E purtroppo, vedete, io nel momento in cui ho cominciato, molte cose di queste qui le conoscevo, la storia del generale della Chiesa, della Prima Repubblica, però non si finisce mai veramente di apprendere, di capire determinate cose. Io, quando ho cominciato a spulciare determinati documenti, atti giudiziari e cose del genere, ho cominciato a dire veramente, ma in che stato viviamo, in che nazione viviamo, in che nazione siamo vissuti per tutti questi anni? Perché guardate che c'è veramente un'analogia, c'è una storia che si ripete, che è impressionante, che non è soltanto, come dire, 5 anni, non ha cadenza quinquennale o decennale, ha una cadenza cinquantennale. Purtroppo in Italia la storia si ripete sempre, cambiano le facce, ma la musica è sempre quella. Come diceva poco fa Olga, io inizio proprio con questa cosa, io inizio con lo sbarco degli americani in Sicilia. Questo secondo me è il punto essenziale dal quale bisogna partire. Questo non vuol dire che la mafia esisteva anche prima. Mafia politica è sempre stata questa. Se noi dobbiamo chiederci perché lo Stato ha sconfitto le Brigate Rosse e non sconfigge la mafia, perché le Brigate Rosse sono state un fenomeno fuori dallo Stato e quindi l'ha combattuta e l'ha sconfitta. La mafia è un fenomeno dentro lo Stato. E lo Stato si avvale della mafia per un pezzo dello Stato, attenzione, perché poi all'interno non bisogna essere così pessimisti, all'interno dello Stato ci sono stati servitori democratici che hanno perso la vita. E però c'è un altro pezzo dello Stato che purtroppo rema contro. E io l'ho pure detto e Luciano l'ha ripetuto, fino a quando i cittadini non capiranno questo, non spezzeranno questo, come posso dire, questo legame, non solo tra mafia e politica. Qui il problema non è soltanto ormai mafia e politica, il problema sono i poteri occulti, è la massoneria che attraversa tutti i poteri, perché voi mi dovete spiegare per quale ragione, e qui parliamo di cose nostre e di cose locali, per quale ragione un magistrato come Franco Cassata, ci sono state le interrogazioni parlamentari prima che diventasse procuratore generale, interrogazioni parlamentari fatte da Lumia, fatte da Di Pietro, mi dovete spiegare perché diventa procuratore generale. E perché viene attaccato continuamente un magistrato come Ingroia? Allora vuol dire che, che c'è un paese profondamente malato, c'è un paese veramente... E allora perché? Tutto nasce da quello sbarco. Cioè, nel 1943 gli americani sbarcano in Sicilia. In un primo momento si era pensato che lo sbarco dovesse avvenire ad Anzio, nel Lazio. Successivamente si pensa di aggredire l'esercito più sanguinario della storia da sud, dalla Sicilia, dalla lontana Sicilia, dove ci sono avamposti più facili da raggiungere e dove c'è un'organizzazione che si chiama Cosa Nostra, che può dare supporti logistici importanti all'esercito anglo-americano. Allora da un carcere statunitense un boss lachigiano si muove per contattare i mafiosi siciliani, i primi Genco Russo e Calogero Vizzini, i quali dopo lo sbarco diventano nominati dagli americani, non attraverso libere elezioni, diventano sindaci di Villalba e di Mussomeli, dei loro rispettivi paesi, diventano i boss, diventano i sindaci. Da quel momento lo Stato italiano, ma non solo lo Stato italiano, ma anche l'America, pagano una cambiale in bianco nei confronti della mafia. Ecco perché ci sono tutte queste assoluzioni per insufficienza di prove, c'è questa impunità incredibile negli anni della Prima Repubblica che poi si ripete successivamente.
Questo succede in quegli anni. Andreotti, alla fine, gli storici dovranno decidersi come definirlo. Se definirlo il divo Giulio, se definirlo il garante della mafia, se definirlo un mafioso. Perché noi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Andreotti è stato il perno, il punto di riferimento fra mafia, politica, servizi segreti deviati e P2. Cioè, esatto, tutte queste entità che si condensavano in questa persona. La trattativa Stato-mafia. Io sono convinto che ci sia stata una duplice trattativa tra due stati e la mafia. Uno Stato, che è quello della Prima Repubblica, quindi Andreotti, Mancino, eccetera. Un altro, che è quello che fa capo a Gelli e a Berlusconi. Alla fine ha vinto Gelli, ha vinto il capo della P2. Noi non siamo stati governati da Berlusconi, noi siamo stati governati dalla P2 in Italia. Ecco qual è la grande attualità. Se noi non capiamo questo, io nel libro lo spiego. Bisogna leggere il piano di rinascita democratica di Licio Gelli per capire l'Italia di oggi. Licio Gelli parla in maniera chiara del fatto che bisogna controllare la stampa, che bisogna controllare l'informazione, i magistrati, cioè che bisogna creare questo stato parallelo. Allora ci sono riusciti, ma ci sono riusciti in parte, perché all'interno di questo stato c'erano i servitori dello Stato che sono stati uccisi perché si frapponevano, si mettevano in mezzo a queste cose. Non ultimo, Paolo Borsellino si è messo in mezzo alla trattativa. Ecco che vedete come la storia si ripete, come dietro a una cassaforte manomessa, che è la cassaforte del generale della Chiesa. La notte dell'omicidio, dalla Chiesa penetrano a casa, nella residenza del generale, i servizi segreti. Cioè, vedete, sempre i servizi segreti. Manomettono la cassaforte, trafugano dei documenti, e non si sa che documenti sono, probabilmente sono documenti scottanti che riguardano Cosa Nostra, ma non soltanto l'ala militare, che riguarda gli andreottiani in Sicilia, quindi Andreotti, Salvo Lima, i cugini Salvo di Salerno e compagnia, e può riguardare anche, possono riguardare carte del delitto Moro. Questa è un'altra pagina da leggere. Il delitto Moro è un'altra cosa incredibile, incredibile, cioè finora la vulgata è stata convinta che Moro sia stato ucciso dalle Brigate Rosse. Attenzione, le Brigate Rosse c'entrano pure, ma lì c'è stata una convergenza di interessi, lì c'entra la Democrazia Cristiana, c'entra lo Stato, perché dalla Chiesa non viene risparmiato alla fine degli anni 70, secondo Buscetta. Secondo Buscetta dalla Chiesa doveva essere ucciso pochi mesi dopo, un anno dopo, dal delitto Moro. Quindi parliamo del 1979, di questo si occupò la mafia, si occupò lo stesso Buscetta, che incontrò il capo, uno dei capi storici delle Brigate Rosse, si chiamava Lauro Azzolini, che partecipò all'uccisione di Aldo Moro nel Covo, e gli disse: vi accollate voi questo delitto, il delitto del generale della Chiesa? Lauro Azzolini rispose dicendo: noi possiamo farlo a condizione che almeno un brigatista rosso possa partecipare, possa fare parte del gruppo di fuoco. La cosa sfumò e invece di essere ucciso dalla Chiesa, fu ucciso Mino Pecorelli, che era un giornalista che aveva fatto determinati scoop, non ultimo quello sul caso Moro. Pecorelli era vicino, era molto amico del generale della Chiesa, pare che dalla Chiesa gli passasse dei dossier molto scottanti, tanto che Pecorelli fece uno scoop in cui c'era scritto che il generale della Chiesa, mentre Aldo Moro era sequestrato da Verdier, attenzione, stiamo parlando dei giorni in cui Moro era sotto sequestro e si poteva salvare, dalla Chiesa aveva scoperto il covo segreto, si precipitò dall'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga dicendogli: ho bisogno di un'autorizzazione, non posso partire così, ho bisogno di un'autorizzazione da parte sua,
ho bisogno di fare un'irruzione nel covo delle Pieghe Feroste perché so dove si nasconde dalla Chiesa. Sapete cosa rispose Cossiga? Non è possibile perché c'è una loggia di Cristo in paradiso che si oppone. Qual era la loggia di Cristo in paradiso? La loggia di Cristo in paradiso era la loggia massonica P2, che ha determinato i destini di questo paese. Ecco perché poi dice, ma perché per esempio il delitto di Attilio Manca non si scopre? Ma perché, signori miei, ma guardiamo la conferenza stampa dei magistrati di Viterbo, ma quella non è una conferenza stampa, quella è una farsa. Cioè, nel momento in cui queste cose, vedete, tu le cominci ad affinarle, le tue antenne, cominci ad affinarle man mano che ti occupi di queste cose. Io ho scritto un libro sui giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia. 8 giornalisti hanno ucciso in Sicilia. E sistematicamente ci siamo trovati di fronte a dei depistaggi incredibili, non da parte così del singolo magistrato. Il singolo magistrato non può depistare se non ha un'organizzazione che glielo impone e se non c'è qualcuno che lo protegge, se non c'è.